Ma di fatto siamo purtroppo in piena continuità con l'osservatorio precedente, quindi una situazione che permane assolutamente critica sia in tema di precipitazioni che ci sono state nel mese di febbraio, soprattutto in tutta la parte nord-ovest, quindi ancora una volta il Piemonte, dove abbiamo anche qualche situazione di criticità sull'approvvigionamento idropotabile. Abbiamo una situazione molto critica, c'è stato riportato anche in Lombardia, dove addirittura in alcuni casi una serie di parametri sono più critici rispetto all'anno scorso, mentre tutta la parte diciamo, più meridionale del bacino, intendo soprattutto la Romagna, in virtù delle piogge che ci sono state, dello scioglimento anche del manto nevoso, che comunque era diciamo, non dico abbondante, ma comunque nella media nei mesi scorsi, la situazione è assolutamente differente. Quindi, così come avevamo già detto, un bacino, di fatto diviso in due. Le portate a Ponte Lagoscuro, rimangono critiche per quanto al di sopra, diciamo, dei minimi. C'è un tema sull'intrusione salina che va assolutamente approfondito. Ma desta grandissima preoccupazione e soprattutto il tema vero è che siamo in una situazione deficitaria e l'attività irrigua non è ancora iniziata. Per cui c'è molta preoccupazione da tanti punti di vista e ci vorrà come posso dire, molto buon senso, molto lavoro anche di confronto per cercare eventualmente di gestire delle situazioni che potrebbero essere particolarmente critiche all'inizio della stagione irrigua. Quindi questa è un po' la situazione che dovremo affrontare.